Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe con un nuovo video dedicato ai nuovi giocatori. Nel precedente video, ragazzi, abbiamo affrontato la quest Sogni Rubati, mentre questa volta vorrei andare avanti con la Star Chart. L'altra volta abbiamo anche completato il raccordo per raggiungere Cerere e io mi sono già dato un po' da fare e ho completato praticamente tutti i nodi del pianeta e ho anche fatto, diciamo, tutte le task per sbloccare il prossimo raccordo che ci consentirà di raggiungere Giove. Come vedete, le richieste erano il completamento della quest Arkwing che abbiamo già fatto in precedenza, sopravvivere per 10 minuti o più su Draco, che è una delle missioni di sopravvivenza proprio su Cerere, e sconfiggere un Prosecutor su Cerere, che è un nemico particolare che si può trovare appunto nel corso delle missioni su questo pianeta. L'ultimo prerequisito per poter accedere al raccordo è sconfiggere il boss di Cerere, che in questo caso saranno ben due boss, ovvero il Capitano Vor e il Tenente Krill, che si fanno nuovamente vivi e questa volta uniscono le loro forze per cercare di sconfiggerci. Prima però di andare ad affrontare questi due boss, volevo fare con voi un altro paio di cosine. Innanzitutto, mentre farmavo per fare queste cose, ho completato, almeno credo, un po' di requisiti qua della Nightwave, perfetto, e ho ottenuto quindi il primo step. La prima ricompensa della Nightwave ci dà 150 cred specifici di questa Nightwave, quindi ne approfitto, ragazzi, per venirmi a recuperare i tre componenti per andarci a craftare Vauban. In questo modo così avrò un nuovo Warframe da poter far livellare. Come vedete, i pezzi non costano tanto, sono 25 cred l'uno e quindi riusciamo a recuperarli tutti tranquillamente. Mi avanzano anche abbastanza cred per potermi comprare magari un catalizzatore per una delle nostre armi oppure un reattore per il nostro Vauban quando sarà pronto, perché su Volt l'avevo già installato. Ho messo a fare, tra l'altro, un po' di armi di cui avevo trovato lo schema, e infatti stanno craftandosi il Gorgon e il Fragor, e andiamo a vedere a questo punto se posso già farmi Vauban, se già i pezzi li possiamo andare a far craftare. Allora, il chassis lo possiamo fare. Ai, per le neurottiche mi servirà un sensore neurale, e per i sistemi mi mancano sia un modulo di controllo che dei plastidi. Come vedete, ragazzi, bisogna comunque farmare un po' di risorse. Io, appunto, con questo account non sto giocando quasi mai, praticamente, e quindi si fa sentire purtroppo questa penuria di risorse. Ma se voi state giocando normalmente con Warframe, non dovreste avere di questi problemi e quindi dovreste riuscire a craftarvi Vauban senza troppe difficoltà. Detto questo, nel fare tutte le varie missioni di Cerere e nel fare anche le missioni Arkwing sui vari pianeti che mi ero lasciato indietro, beh, ho raggiunto abbastanza punti di grado maestria per poter salire di livello, quindi ragazzi andrei subito a fare la sfida per raggiungere il quarto livello di Mastery Rank. Con l'avanzamento al grado 4 diventeremo novizi, e le ricompense per il raggiungimento di questo nuovo livello di grado maestria sono uno slot di configurazione, 500 punti in più al limite reputazione giornaliera con le varie fazioni, un più 1 alla capacità mod di base e 50 tracce void in più nella nostra riserva. Quindi, detto questo, ragazzi, iniziamo il test. You have proven your skills with weapons, Tenno. But what of your endurance? Can you survive this onslaught? Ok, ragazzi, questa sfida consiste semplicemente nel sopravvivere per un minuto e mezzo ai nostri nemici, quindi possiamo tranquillamente anche non attaccarli, lasciamoli pure che ci vengano dietro e noi possiamo continuamente saltellare da un punto all'altro. È veramente un test facilissimo, non c'è bisogno neanche di affrontarlo con delle armi particolari, non c'è neanche bisogno che il nostro Warframe sia maxato, volendo potremmo affrontarlo tranquillamente con un Warframe di livello 0, perché come vedete l'importante è riuscire a non farsi colpire dai nemici. E trattando
trattandosi praticamente solo di runner e charger degli infested, beh, i loro attacchi sono quasi esclusivamente in corpo a corpo. Se riusciamo a tenerli abbastanza alla larga da noi, il problema non si pone. Quindi io adesso continuerò a saltellare da una piattaforma all'altra e vedete che loro continueranno a venirmi dietro senza riuscire a combinare un granché. Tra l'altro ha anche poco senso fermarsi per affrontarli, perché nel momento in cui si va ad attaccare questi nemici e a eliminarne qualcuno, beh, questo semplicemente, ragazzi, ne farà spawnare di nuovi, quindi non ha proprio nessun senso mettersi a sparargli addosso o attaccarli in corpo a corpo, perché tanto torneranno a spawnare dei nuovi nemici. Ecco, avete visto? Semplicemente così. Oh, ok, non me l'aspettavo, ho completato il test a mezz'aria. Perfetto, ragazzi, quindi ho raggiunto il grado 4, il grado novizio, e quindi direi che, completato il grado maestria, possiamo andare adesso ad affrontare i nostri due boss di Cerere. This is your most dangerous assassination yet. Captain Vor has teamed up with Lek Krill to take you down. Let's show them your true Tenno power. Assassination contracts are not to be taken lightly. Eliminating this target will have a significant impact on enemy forces. Search the area. Leave no survivors. Come vi dicevo, il Capitano Vor e il Tenente Krill, che abbiamo già affrontato su Mercurio e su Marte, hanno unito le loro forze e quindi questa volta dovremo eliminarli tutte e due contemporaneamente. Ma oltre ad aver unito le forze, sono anche diventati più potenti rispetto a quando li abbiamo già sconfitti la prima volta. Come vi stavo dicendo, ragazzi, li affronteremo ad un livello più elevato rispetto ai primi incontri che abbiamo avuto con loro, ma anche noi siamo diventati in teoria più potenti e più capaci nell'affrontare il gioco. Inoltre, dovremmo aver fatto tesoro degli scontri precedenti con questi due boss, anche perché i loro pattern non sono cambiati, quindi sappiamo già come vanno affrontati questi due boss. If you split your attention, you may fail. You're making this too easy. Bene, mi sono liberato di un po' di scagnozzi qua sotto. Direi che è il momento di salire ad affrontare i due boss, ragazzi. You wish, Daniel. Do you realize your mission? I'll send you to die. Allora, iniziamo lo scontro e, come ci ha suggerito Lotus e come vi suggerisco anch'io, iniziamo lo scontro concentrandoci solo su uno dei boss. Nello specifico, per quel che mi riguarda, vi consiglio di iniziare dal Capitano Vor, perché può rivelarsi un po' fastidioso. Il tenente è piuttosto statico come elemento, anche se ci può sparare con il suo fucile, non è una grossa minaccia. Mentre il Capitano Vor, beh, può evocare dei soldati Grineer e quindi possiamo semplificarci lo scontro togliendolo di mezzo il più in fretta possibile. Malgrado le mie armi non siano maxate e anzi siano piuttosto scarse come armi, beh, lo scontro è comunque molto molto fattibile. L'unica cosa è che ci vorrà un po' più di pazienza nell'affrontare i due boss. Cerchiamo di essere sempre abbastanza mobili per evitare il fuoco delle unità che vengono richiamate da Vor, e per il resto, ragazzi, ogni tanto lasciamo un po' perdere i due boss per togliere di mezzo i minion, perché rischiamo di essere eliminati da loro piuttosto che dai boss, e sarebbe proprio stupida come mossa. Una volta sistemato Vor, beh, possiamo andare a concentrarci sul Tenente Lek Krill, e il funzionamento è praticamente identico alla boss fight su Marte, quindi si tratta semplicemente di attaccare i tubi che sporgono dalla sua schiena e in questo modo andare a distruggere il suo sistema di raffreddamento. In questo modo, alla lunga, questo sistema non funzionerà più e il nostro boss prenderà fuoco.
Ok ragazzi, dovrebbe essere l'ultimo attacco che fa di ghiaccio, quindi adesso dovrebbe prendere fuoco finalmente. Ci è voluto molto più tempo di quanto avessi preventivato con questo Braton a riuscire a sconfiggere il nostro tenente. Ok, adesso che prenderà fuoco però inizierà a danneggiarsi da solo perché è in fiamme, quindi lo scontro dovrebbe risolversi abbastanza rapidamente. Diciamo che arrivati a questo punto sconfiggere il tenente è più una formalità che altro, perché ormai subisce tantissimi danni, quindi in pochissimo tempo riusciremo a sconfiggerlo. Voilà! E naturalmente con degli equipaggiamenti più performanti, con delle armi maxate, sicuramente lo scontro sarebbe stato ancora più semplice. Ad ogni modo, sconfiggere il Capitano Vore e il Tenente Creel qui su Cerere ci darà accesso al prossimo raccordo che ci porterà quindi su Giove, ma ci dà anche i componenti per andare a craftare Frost, il Warframe che controlla il ghiaccio, e ci dà anche la possibilità di ottenere i pezzi per andare a craftare alcune armi interessanti. Innanzitutto c'è la possibilità, circa del 16,7%, di ottenere lo schema o uno dei componenti per andare a costruire la Meter, che è un'arma che spara delle lame rotanti, oppure abbiamo la possibilità di fargli droppare lo schema per andare a costruire le Twin Gremlins. In questo caso però non servono dei componenti specifici perché si crafta direttamente a partire da delle risorse comuni. Bene, detto questo ragazzi, io sono praticamente all'estrazione, quindi ci vediamo sulla nave per i saluti finali. Operator, messages have arrived in your inbox. Ok, eccoci qui sulla nave. Come vedete è arrivato il messaggio dello Stalker che ci minaccia per il fatto che abbiamo appunto eliminato dei boss, quindi pagheremo le conseguenze delle nostre azioni. Nel momento in cui dovesse arrivare lo accoglierò calorosamente così da ottenere magari qualcuna delle sue armi. E comunque adesso che abbiamo sconfitto i boss di Cerere, ci si apre la strada per raggiungere Giove, che è uno snodo piuttosto importante per quel che riguarda l'universo di Warframe. Non intendo affrontare adesso questo raccordo, perché prima voglio cercare di recuperare un po' di materiali per completare almeno il crafting di Vauban, quindi ci vorrà magari un pochino di tempo per il prossimo video di questa serie. E in chiusura di questo video ne approfitto per ricordarvi che si è conclusa da pochissimo la campagna 2021 Quest to Conquer Cancer per la raccolta fondi organizzata da Warframe per la ricerca sul cancro, e quindi oggi, 1 novembre, dovreste ricevere tutte le ricompense che si sono sbloccate in game. Perlomeno, anche se sto registrando questo video in anticipo, spero di riuscire a farlo uscire il 1 novembre. Bene ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!